al supermercato del mondo della fantasia, la storia giusta, giusta. Ed è proprio qui, dentro la mia busta. Questa è la storia di una bambina che si chiamava Cappuccetto Rosso. Un giorno la sua mamma gli disse: Cappuccetto Rosso, amore della mamma, vai dalla nonna che è molto malata e portagli questa torta alla marmellata. Cappuccetto era felicissima e partì. Ma nel bosco, si sa, bisogna stare attenta perché è pieno di paure, di misteri e di lupi. Dove vai, bella bambina? Interessante. Facciamo una gara a chi arriva prima. E il cappuccetto partì. Trotterella, bella bambina, io ho insegnato la strada più lunga. Adesso arriverò per primo io dalla nonna e me la mangerò in un sol boccone. Dopo pochi secondi, infatti, il lupo era già davanti alla porta della casa della nonna. Ai ai, che mal di testa! Ai ai, che mal di denti! Ai ai, che mal di pancino! Ah, mi sa che dovrò farne un plisterino per andare all'intestino! E il lupo? Toc toc! Chi è? Sono Cappuccetto Rosso! Entra, mia nipotina! Il lupo entrò e in un sol boccone se la mangiò. Poi si appoggiò nel letto della nonna e anzi cercò anche il modo di non farsi riconoscere da nessuno. Così si mise una bella camicia da notte. Poi, visto che aveva tempo, si mise lì buono buonino e si fece anche un pisolino. Chi è? La nipotina della nonna. Adesso anche di lei mi farò un buono spuntino. Vieni, piccolina! Pupu! Che pupu pupu! Occhi grandi? Sono per guardarti meglio, sai? Pupu! Che pupu pupu pupu! Orecchie grandi? Sono per ascoltarti meglio, sai? Pupu! Che pupu pupu pupu! Bocca grande? La bocca grande mi serve per mangiarti meglio! E in un sol boccone, quel lupone si mangiò anche Cappuccetto Rosso. E poi, pieno a più non posso, si mise a dormire e a russare. Per fortuna, da lì vicino passava proprio quel mattino un caro amico della nonna di Cappuccetto Rosso. Ed era Salvatore, il cacciatore. Ma chi è che russa a casa della mia amica nonna? Fammi andare un po' a vedere. E così Salvatore entrò dentro la porta della casa della nonna e trovò il lupo addormentato con un pancione così, con il suo coltello. Questo tagliò la pancia del lupo e fece uscire Cappuccetto Rosso e
davvero finito? C'era una grande confusione e un sacco di busche in questo tavolone e così presero quel lupo lupaccio. Lo sistemarono per le feste. Lo rivoltarono come un calzino. Di immondizia lo riempirono. Lo chiusero e lo buttarono nel cestino.